Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi continuiamo il nostro discorso, diciamo così, relativo ai libri che parlano di Istanbul con un libro veramente particolare, un libro, secondo me, bellissimo, un libro che è giudicato all'unanimità come uno dei capolavori della lingua, cioè uno dei capolavori letterari in lingua turca, ok? Uno dei capolavori della letteratura turca contemporanea, non mi veniva la parola. Ovvero questo, Una famiglia turca di Erfan Orga. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente Dintorni, anche alla pagina Instagram, perché in questi giorni, non so se ci sono già state o se ci saranno, comunque sono previste dirette. Quindi se non volete mancare l'appuntamento e partecipare anche voi, chiedendo anche domande ai nostri ospiti e via discorrendo, ecco, iscrivetevi nello specifico al canale Telegram, perché lì appunto metto il link ed è via tutto subito. Detto ciò, torniamo a questo libro, uno dei libri veramente più belli e più azzeccati che io abbia letto in quest'ultimo anno. E perché, diciamo, dico questo e di che cosa parla, soprattutto questo libro. Innanzitutto questo libro è un'autobiografia dell'autore, ovvero di Irfan Orga, ed è un'autobiografia che va a coprire essenzialmente il periodo di gioventù, diciamo così, da quando aveva 6-7 anni, mi pare, fino a quando ne ha 25, una cosa del genere, e racconta, questa è la cosa che vi interessa ancora di più, il periodo che di fatto va fra l'inizio della prima guerra mondiale fino alla... non si capisce esattamente, pare che quando lui diventerà poi, dico fin da subito, militare, allora a quel punto inizierà la seconda guerra mondiale, ma dove la Turchia ovviamente non è coinvolta e quindi anche se inizia, fra virgolette, pesa di meno ovviamente rispetto alla prima. Ed è un libro che nello specifico si lega e si concentra ad Istanbul, in quanto la famiglia di Irfan Orga è una famiglia molto importante, non si capisce bene se è borghese o addirittura nobile, ma che comunque vive decisamente bene ad Istanbul. Vive ad Istanbul, addirittura il fratello ha questa villa bellissima a Şişli, che tra l'altro un tempo non era parte di Istanbul, ma questi sono dettagli. Mentre loro hanno questa villa comunque pazzesca, con tipo 5-6 servitori fra una cosa e l'altra. Hanno ad esempio la carrozza privata, hanno gioielli che se ne piovono. Banalmente la madre non fa niente, la nonna pure non fa niente, pensa soltanto ad andare al hammam, tutto con i cibi. Insomma, una vita fantastica oggettivamente. E tutto cambierà però con lo scoppio appunto della prima guerra mondiale. Perché innanzitutto il padre, che stava per avviare anche un'azienda, è costretto ad arruolarsi, e la stessa cosa per quanto riguarda lo zio. E fra l'altro, ecco, non ve lo dice esplicitamente, però lo fa capire dopo poco che essenzialmente non sono durati molto nell'esercito, sono morti abbastanza in fretta, e quindi questa famiglia si ritroverà fin da subito appunto ad avere poco. In più ci sarà un altro evento traumatico, questo diciamo non voglio togliervi la sorpresa, ma diciamo un evento abbastanza pesante per quanto riguarda la casa e che li porterà veramente a essere molto poveri e senza quasi nulla se non dei mobili che fra l'altro per fortuna loro sono rimasti, ma in quanto la nonna a un certo punto va in un'altra casa, ma non voglio appunto espandermi troppo rispetto alla trama in sé perché secondo me è proprio bella e piacevole, è scritto molto bene il libro, lo dico già. E detto questo, loro si trasferiranno quindi in una casa molto più modesta erano a Bayezid e si trasferiranno invece a Fatih, non ricordo anche in questo caso esattamente dove, però non è importante, comunque nella parte storica di Fatih, quindi parliamo più o meno di quella zona. E detto che è enorme in realtà, comunque non me lo ricordo. Detto ciò, la madre addirittura passerà dall'essere, per essere chiari, una ricca signora che non faceva quasi niente, stava a casa tutto il giorno, al dover cucire le mutande ai soldati turchi perché appunto ha bisogno di soldi, ha bisogno di mettere qualcosa in tasca per poter comprare quantomeno un po' di pane raffermo da dare ai propri figli e poter fare un brodo. Questo molte volte è l'unico pasto che appunto questi mangeranno ed è veramente una cosa triste, ma una cosa che serve onestamente. Cioè, va detta, va chiarita, perché molte volte facciamo veramente fatica, soprattutto al giorno d'oggi, a immaginarci cosa significhi vivere sotto una guerra e soprattutto vivere sotto una guerra quando le cose vanno male, perché fino a quando le cose fortunatamente vanno bene, diciamo che può essere una scommessa faticosa, ma poi vinta, se le cose vanno anche male, allora è veramente una catastrofe.
E detto ciò, appunto, loro passeranno la loro esistenza lì per lunghissimo tempo e poi i due fratelli, ovvero Irfan e Mehmet, andranno a fare l'accademia militare, tra l'altro un'accademia militare molto prestigiosa ad Istanbul, dove grazie a questa diventeranno Irfan un pilota di caccia, mentre Mehmet diventerà un medico. Il libro terminerà poi con la morte della madre, però appunto non voglio addentrarmi troppo, anche perché è, ripeto, scritto molto bene e quindi mi piace che, seppur nessuno di questi è uno spoiler, diciamo così, al 100%, però secondo me è meglio che ve lo gustiate. Ma in realtà il libro non finisce qui, perché questo è quello che pensava di scrivere Irfan Orga, ma non poteva magari immaginare che il figlio, ovvero Atesh Orga, andasse a comporre quell'altra parte della vita del padre, arrivando a raccontare di fatto tutta la vita di questo, che tra l'altro è considerato proprio come uno degli autori più importanti in Turchia, anche perché scrisse ad esempio una biografia di Atatürk, che è considerata una delle migliori, e ha scritto anche diverse altre cose relative all'Anatolia. Vi prego, non compratele se non avvisandomi prima, perché mi è piaciuto molto questo autore. Quindi tutti i libri che si possono recuperare, vorrei recuperarli per portarveli appunto a voi, farvelo conoscere più. Ma torniamo appunto al discorso iniziale. Dicevo, Atesh Orga, il figlio di Irfan Orga, ha scritto poi una postfazione anche abbastanza corposa, che appunto vi racconta cosa accadde dopo, perché la storia di Irfan Orga onestamente è piena di colpi di scena ed è piena di cambiamenti, stravolgimenti, di tutto, fra virgolette. Perché dico questo? Perché una volta diventato pilota di caccia si recherà appunto per lavoro in Inghilterra, e in Inghilterra troverà questa ragazza che gli piacerà moltissimo, tanto che ci avrà un figlio, Atesh Orga, e addirittura vorrà sposarla. Qual è il problema? Che essenzialmente, visto che lui è comunque un militare anche abbastanza importante nell'esercito, non può, fra virgolette, sposare qualcuno che potrebbe essere una spia del nemico, ok? Perché era un momento nel quale i rapporti fra Impero Ottomano e Inghilterra erano ancora ovviamente molto tesi, visto che gli inglesi avevano vinto contro di loro, avevano anche occupato Istanbul barra Costantinopoli, se non erro, e di conseguenza non era proprio il massimo. E lui appunto, per amore, sceglie di non tornare in Turchia, di non farvi mai più ritorno, pur di stare insieme a questo, stare insieme al figlio e di fatto vivere da esule in Gran Bretagna. Dico Gran Bretagna perché in realtà la moglie è irlandese, un po' irlandese, un po' normanna, però vive in Inghilterra, quindi proprio della Gran Bretagna, ok? E si spostano a destra e manca, vivranno anche in Irlanda e non solo in Inghilterra. Molto interessante tutta questa parte, perché appunto ci dà un'immagine di più, cioè un'immagine più grande, più ampia, anche di quello che è proprio l'autore e anche di tante cose che magari gli sono accadute sia nella sua gioventù, sia invece il contrario dopo. Potete fare i paragoni, è molto interessante. E detto questo, appunto, come vi dicevo, è proprio un capolavoro della letteratura turca, un capolavoro per tanti motivi diversi. Il primo è sicuramente perché unisce più cose, unisce appunto una parte fra virgolette storica, che in realtà non è storica per essere storica, ok? Lui racconta la sua infanzia, e peccato che quella è la storia, ok? E oltre a questo, quindi vi arricchisce sotto quell'aspetto, vi arricchisce anche riguardo alle condizioni degli abitanti di Istanbul durante quella guerra, che è molto importante, molto significativa, è veramente poco raccontato. E oltre a questo è oggettivamente scritto molto, 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 molto bene. È proprio uno di quei libri per i quali provi piacere nella lettura, ok? Sei contento di andare avanti, sei contento di leggere i vari dettagli, le varie particolarità, le varie cose, qua, là. E fra l'altro il suo stile è veramente, veramente bello. Cioè, è uno stile molto asciutto, molto chiaro, che sa, fra virgolette, dove mettere le mani per farti capire le cose, anche, diciamo, farti sperimentare qualche dettaglio, ma senza essere barocco, senza caricare troppo. E questo sia da un punto di vista, diciamo così, semplicemente di descrizione, sia da un punto di vista molto importante in un romanzo come questo, ovvero per quanto riguarda il dolore e la sofferenza. Detto così sembra che stia parlando delle torture, ma adesso mi spiego meglio facendo anche il paragone con un altro libro di un altro grandissimo autore turco che ho molto amato, ovvero Al di là della montagna. Io permetto, non so se è proprio qualcosa di vero quello che vi sto descrivendo adesso, o è qualcosa che io ho notato ma non corrisponde al vero, però ecco, vi parlo della mia sensazione. Perché? Perché ho notato sia in quel libro lì, dove
faccio un piccolo riassunto, ma potete vedere il video, l'ho già fatto tipo a gennaio, e praticamente parla di questa famiglia di contadini turchi che si deve spostare dall'entroterra fino alla campagna, sì, fino alla campagna. Fino alla campagna perché deve andare a raccattare, sì, a raccattare, a raccogliere, scusate, il cotone. Ok, devono andare a raccogliere il cotone, quindi iniziano questa marcia infinita. Peccato che gli muore il cavallo, quindi devono andare a piedi, quindi ci impiegano giorni. Quindi questo qui, non so, fa fatica perché deve portare la madre. Insomma, un viaggio davvero, davvero provante per chiunque nel mondo, tanto più per loro e tutto quanto. E come immaginerete, lì c'è un po' di dolore, un po' di sofferenza, anche un po' più di un po'. E in questo libro vi ho detto già soltanto che ogni tanto, anzi neanche più di ogni tanto, i figli mangiavano il pane raffermo con il brodo per sfamarsi durante tutto il giorno. Potete immaginare che non è proprio la migliore delle condizioni. Fra l'altro descrive anche ogni tanto che faceva il militare. E anche parlando appunto di quando faceva il militare, quindi di quando faceva tanta fatica, andava, le punizioni, riesce sempre a scrivere, come nel caso di Asher Kemal, con una sorta di orgoglio di fronte al dolore, con una sorta anche di quasi rispetto per se stessi e rispetto anche per quello che sta raccontando. E quindi in entrambi i due scrittori si nota che c'è una sorta di, per carità, ti mostrano cosa stanno vivendo e tutto, ma non lo fanno pesare troppo, quasi come se per orgoglio appunto non volessero uccidere, non volessero far storie. Non so, francamente, se è una cosa tipica appunto dei grandi scrittori turchi, però effettivamente l'ho notata in entrambi i libri e quindi mi sembrava molto interessante appunto farla notare anche a voi. Magari poi qualcuno mi dirà: sì, è proprio una cosa tipica. Può essere. Detto questo, il libro è assolutamente consigliatissimo, ve lo faccio vedere ancora una volta, è un vero e proprio capolavoro. Se lo trovate, prendetelo al volo e ripeto, se trovate gli altri libri di Irfan Orga, certo, uno me li vuole regalare, io sono molto contento, ma anche se banalmente me li vuole segnalare in maniera tale da non rischiare che non vengano mai portati su questo sito, beh, è chiaramente comunque un bellissimo regalo. Detto questo, oltre a dirvi appunto iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente Dintorni, alla pagina Instagram, fra l'altro canale Telegram avreste ricevuto il 25 di maggio già l'articolo del libro, vi faccio vedere anche quello che uscirà invece successivamente, ovvero questo libro, un libro che, lo anticipo, è veramente, veramente legato a Istanbul a 360 gradi, a Costantinopoli addirittura. E detto questo, oltre a tutto ciò, vi ricordo anche che in questi giorni dovrebbero esserci delle live, quindi se siete curiosi di partecipare, se volete assolutamente partecipare, iscrivetevi al canale Telegram perché è il modo migliore in quanto vi metterò il link. Detto questo, non voglio davvero perdervi altro tempo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima!